Sì, c'è molto rammarico in quanto diciamo anche per qualche occasione fallita, non si possono fallire certe occasioni sulla linea di porta. E poi nel momento cruciale della gara, quando siamo andati in superiorità numerica, è venuta fuori la solita, diciamo, preparazione fisica carente dovuta al fatto che siamo partiti appena da 3 settimane. No, io stavo proprio dietro alla porta e non so dalle immagini cosa direte, ma per me era rigore netto e espulsione dell'ultimo uomo. Penso che dobbiamo risalire la china, diciamo, con tanta pazienza, ci vuole tanta pazienza. Penso che con l'innesto di Zerrillo abbiamo finalmente trovato una prima punta e diciamo, si è visto anche con il tipo di gol che ha realizzato. Potrà esservi utile quindi Zerillo nel Sì, corso del penso che, campionato. sì, penso proprio di sì, ma il problema fondamentale e migliorare la condizione fisica. Logicamente il mister ha fatto una preparazione tenendo conto come se fosse precampionato di 1 mese e mezzo fa, per dire sul fondo. Per cui prima diciamo stiamo bene fisicamente e prima potremo dire la nostra. È inutile dire che comunque l'espulsione ci ha penalizzati perché sul 2-1 poi dopo è normale che abbiamo lasciato campo all'Abiribus che aveva grandissima voglia e fame di vincere questa partita. Ci ha penalizzato indubbiamente, però comunque accetto di buon grado il risultato perché comunque la nostra è una squadra molto molto giovane. Cerchiamo di domenica dopo domenica di valorizzare qualche giovane del nostro vivaio. Ci stiamo riuscendo, mi è piaciuto lo spirito, quello di lottare, di combattere. Ed essere lo spirito che ci deve accompagnare durante tutto l'arco del campionato, perché sappiamo che questo è un campionato molto, molto duro e molto difficile. Ma ripeto, io lo dicevo prima a una sua collega, noi abbiamo tantissime defezioni, un po' per squalifiche dell'anno scorso, un po' per degli infortuni di inizio stagione. Non ho avuto ancora la possibilità di poter schierare quella che secondo me è la migliore formazione da mettere in campo. Fermo restando che chi è andato in campo ha fatto un'egregia partita, una partita buona. E merita tutto il mio rispetto. Basti pensare che la settimana scorsa il gol è stato fatto da un 93, questa settimana da un altro 93, quindi sappiamo di essere una squadra molto giovane, però per noi non deve essere un alibi, dobbiamo cercare di combattere domenica dopo domenica.